Uno spazio con dimensioni triplicate rispetto al passato che rende il polo universitario del capoluogo iberico un ambiente di studio moderno, funzionale, esteticamente di gradevole impatto, oltre che capace di accogliere centinaia di giovani studenti pronti a costruire il proprio futuro professionale. Il complesso universitario di Viale Margherita è stato finalmente completato e inaugurato alla presenza di numerose autorità guidate dal presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, oltre 19.000 metri quadrati di superficie destinati ad essere centro di eccellenza formativa, traino dell'innovazione d'impresa. Una storia lunga più di 20 anni, i cui protagonisti si sono ritrovati stamattina per aprire assieme le porte dell'edificio agli studenti. Presenti, oltre a Francesco Rucco, Mario Roberto Carraro, presidente della Fondazione Studi Universitari, Giorgio Zuccato per la Camera di Commercio, Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione Cari Verona, e il professor Marino Quaresimin, direttore del Dipartimento di Tecnica e Gestione Sistemi Industriali dell'Università di Padova. Il secondo e terzo stralcio del polo universitario triplicano gli spazi a disposizione, visto che il secondo edificio si sviluppa in continuità strutturale rispetto al primo, ma lungo il doppio. Il primo stabile, utilizzato per i corsi di laurea in economia dell'Università di Verona e per quelli di ingegneria e sicurezza e igiene alimentare dell'Università di Padova, ha una capienza massima di 1.200 persone. Il secondo arriva a contenerne 2.500 per un totale di 3.700 posti suddivisi tra aule, sale riunioni, reading room e uffici.